Bene, allora dopo questa piccolissima introduzione, come vengono usati, Sergio? Cosa ci potete dire? Come possono anche essere utilizzati nella pratica? Fateci qualche esempio. I fiori di Bach intanto vanno ad agire su tutti quei piccoli o medi disagi emozionali, di stati d'animo che ogni giorno ci troviamo ad affrontare per periodi più o meno lunghi. Vi riporto proprio un caso recentissimo di oggi in cui un'amica che pochi giorni fa mi aveva chiesto un consiglio sui fiori di Bach per una sua situazione personale caratterizzata in particolare da pensieri intrusivi, ossessivi, oggi stesso mi ha chiamato dicendo che aveva assunto questi fiori. Faccio un piccolo spoiler: uno era White Chestnut, per chi conosce i fiori di Bach ovviamente, e per la prima volta si è trovata sorpresa di trovarsi in uno stato d'animo che ha definito silenzioso, perché era così abituata ad avere questi pensieri intrusivi che è rimasta sorpresa. I fiori di Bach vengono usati anche sugli animali, peraltro. Raccontavo l'aneddoto della nostra gattina che, appena arrivata a casa spaventata, si nascondeva nel divano, anzi nella spalliera del divano, che ogni volta dovevamo smontare per tirarla fuori, finché Alexandra ha avuto l'idea di darle il Resource Remedy, il rimedio di emergenza dei fiori di Bach, ed essendo difficile convincere la gattina ad assumerlo per via orale, gliel'abbiamo applicato tra le scapole, dove gli abbiamo fatto un massaggino con poche gocce, e per la prima volta, con grossa sorpresa da parte nostra, la gattina si è infilata sotto il tavolo, è salita su una sedia in posizione, diciamo, di sicurezza, ma finalmente non si è più nascosta nel divano, ci ha osservato, e da lì è iniziato un buon rapporto con lei. Sono quei lavori che spiegano come non possa essere placebo, insomma. Sì, assolutamente. Noi abbiamo anche grande esperienza con il nostro bambino, anche nell'età proprio di neonato, e ovviamente non si parla di placebo neanche in questo caso. E soprattutto basandosi su questi esempi di gatta, di bambino, molto importante anche dire che i fiori di Bach sono non voglio dire rimedio, ma sì, un metodo che si può usare indipendentemente dalle condizioni della persona, perché a quel punto non ce l'hanno controindicazioni, non agiscono insieme con altre sostanze che persona sta usando, non hanno effetti collaterali, perciò possono essere usati sia su bambini, anche su bambini molto piccoli, sia su animali, sia su adulti in qualsiasi condizione, incinte, anziani, addirittura con persone che stanno in una difficoltà fisica nel momento. Ovviamente è quello che mettiamo attenzione nel corso. È importante sapere particolarità di uso in qualsiasi condizione, però quello che è bello è che l'idea di diventare operatore di fioriterapia può collegarsi con qualsiasi tipo di lavoro che già svolgete, o può essere anche il lavoro di sé. Ecco, a questo proposito mi permetto di toglierti la parola e di chiedere ad Antonello, allora, di chiedere ad Antonello quali sono le indicazioni dei fiori di Bach in tutte quelle attività che chiamiamo a mediazione corporea diretta, dal massaggio a tutte alla riflessologia, eccetera, tutte queste cose che tu ben conosci, chiederei a te su questo Volentieri, capitolo. volentieri, guarda, io mi sono appassionato ai fiori di Bach per caso una ventina d'anni fa, ma diciamo come curiosità, perché una delle mie allieve se n'era appassionata e me le ha fatti conoscere, ed ero già insegnante di un paio di tecniche di tradizioni di massaggio piuttosto antiche da un bel pezzettino, per cui
La mia esperienza era più a mediazione corporea diretta. Oh, chiariamo nel caso qualcuno possa non avere chiara questa distinzione, che le discipline bionaturali che conosciamo chiaramente possono agire in tanti modi diversi. Per comodità le abbiamo distinte in tre gruppi. Le abbiamo, nel senso, le persone che si occupano di ragionare sulle leggi di settore le hanno distinte in tre gruppi, cioè mediazione corporea diretta significa che l'operatore tocca, agisce toccando il suo cliente, quindi possono essere il massaggio ayurvedico, lo shiatsu, la riflessologia del piede, per fare degli esempi tra i tanti. Poi, mediazione corporea indiretta, non diretta, che è quella in cui si lavora sul corpo, ma tramite l'esempio, ad esempio lo yoga, il tai chi, il qigong, tutte queste tecniche fanno in modo che io dia un esempio col mio corpo, spieghi quale movimento fare. Il mio cliente, il mio allievo, lo possiamo chiamare, replica quel movimento, è una mediazione corporea indiretta, cioè agisco tramite il corpo, ma poi esiste una mediazione non corporea, cioè io posso utilizzare delle tecniche nelle quali né agisco direttamente toccando, né faccio muovere il corpo dell'altra persona in qualche maniera, come nello yoga o nel tai chi, ma semplicemente lavoro a livello vibratorio, possono essere la pranopratica, il reiki e appunto, ad esempio, i fiori di Bach come tecnica. Quindi sono trasmissioni vibrazionali nelle quali non si agisce direttamente sul corpo dell'altra persona, almeno apparentemente. Io avevo una passione per il massaggio perché era la mia principale attività e tra l'altro, apro una parentesi, siccome mi sembrava che funzionassero un po' troppo e in maniera un po' troppo semplice, siccome nasco scettico, cioè io amo le cose, provarle, per un anno dopo che ho imparato e mi sono un pochino, chiaramente, ho voluto imparare, ho imparato bene al Bach Center di Montmerdon, qualcosina sui fiori di Bach, li ho applicati per un anno esclusivamente su bambini in età in cui non parlavano e su animali, perché volevo la sensazione di aver capito se era un effetto placebo, che non disdegno, l'effetto placebo se funziona, funziona ed è un bene, ma volevo capire se era solo effetto placebo, se era effetto placebo o non era effetto placebo. Funzionavano sui bambini e sugli animali anche molto bene, probabilmente hanno meno filtri di noi, quindi degli adulti intendo, per cui probabilmente funzionavano bene. Quindi mi ci sono appassionato e ho cominciato, siccome uno dei miei compiti era formare il personale nelle spa, formare il personale che poi si sarebbe messo a lavorare a contatto con la clientela, ho cominciato a dare la possibilità a operatori che lavoravano già bene con il massaggio, quindi a mediazione corporea diretta, di utilizzare, chiaramente dopo aver imparato molto bene, aver fatto un buon corso sui fiori di Bach, bene. Ho imparato come scegliere i fiori di Bach, come aiutare la persona a individuare quelli che gli servono, ma poi io che sono un operatore cosa posso fare? Benissimo, ho organizzato un metodo che poi ho cominciato a, come dire, schematizzare, standardizzare e insegnare attraverso il quale i fiori di Bach possono essere veicolati, un po' come diceva Sergio, sulle scapole del micetto, sì, bene, a contatto con la pelle, cioè la vibrazione può essere assunta per assunzione orale, ma anche per contatto corporeo. E nel contatto corporeo esistono delle zone che andiamo a mutuare dalla medicina ayurvedica, dalla medicina cinese, quindi dal massaggio tradizionale cinese, dal massaggio tradizionale ayurvedico. Lì vado a imparare questi punti e siccome una delle mie arti preferite è un massaggio taoista, ho cominciato a ragionare sul modo di veicolare questa vibrazione attraverso uno stimolo yang o uno stimolo yin, quindi attraverso l'acqua. Io ho lavorato molto negli stabilimenti termali, ne ho diretto uno. Bene, attraverso l'acqua, termale o non termale, la miscela di fiori scelti si può veicolare in dei modi particolari attraverso la pelle. Stesso modo si può utilizzare nell'olio che poi si utilizza per il massaggio, scegliendo gli oli, scegliendo la miscela da utilizzare nell'olio. Anche in quel caso l'emulsione di olio e fiori di Bach veicola un messaggio un po' veloce che poi si può rinforzare anche chiedendo, suggerendo alla persona di assumere i fiori di Bach se ha trovato che quello stimolo immediato gli ha dato subito una sensazione valida, positiva, cioè
Molte volte questo è uno dei metodi per far sentire l'efficacia della miscela scelta, perché veicolando attraverso uno stimolo yang e uno stimolo yin, la persona ha immediatamente una sensazione di riscontro di ciò che sta accadendo. Ecco, questo è uno degli aspetti che sarà curato nel corso, perché oltretutto il lavoro che faranno Sergio e Alessandra nel corso per spiegare quali fiori corrispondono a quale tipo di emozione, a quale tipo di sensazione, come possono essere scelti, come possono essere veicolati in maniera più tradizionale, ci sarà una parentesi che apriremo su come possono essere veicolati in maniera meno tradizionale, ma sicuramente anch'essa efficace, ossia attraverso la mediazione corporea diretta per tutte le persone che già hanno esperienza di massaggio. Chiaramente studieremo la sequenza alla portata di tutti, ma è chiaro che, capito il principio, chi ha già un'esperienza forte in una disciplina a mediazione corporea diretta, quando avrà fatto suo il principio, lo applicherà nella propria disciplina come ulteriore strumento nella sua cassetta degli attrezzi. È molto, molto interessante perché diciamo che tra delle cose che avete detto mi sta balzando all'occhio come anche questo approccio alla salute possa essere assolutamente integrato in tanti campi e mi viene da pensare che avere una preparazione come operatore in fiori di Bach voglia sapersi anche interagire con altri contesti, con altre situazioni con cui potersi intrecciare e chiederei qualcosa a questo proposito a Sergio ed Alessandra se potete farci degli esempi di integrazione per capirci, perché se no ci siamo sempre quelli che fanno le medicine non convenzionali, prova a far questo, prova a far quell'altro, invece almeno noi tutti sappiamo che condividiamo questa voglia di conoscere indicazioni e limiti di ogni approccio che deve essere integrato assolutamente. Se potete dirmi Certo. qualcosa. Intanto Stefano, noi non facciamo medicine non convenzionali, Sì, facciamo d'accordo. discipline bionaturali. Sono un po' capzioso, però Sì, fai bene, fai ci bene. teniamo a sottolineare questo aspetto perché ovviamente abbiamo detto che non sono farmaci, abbiamo usato qualche termine che potrebbe trarre in confusione perché abbiamo detto L'ho non hanno detto io. controindicazioni, no, ma anche noi abbiamo detto non hanno controindicazioni, quindi per ribadire. Il dottor Bach è partito essendo medico con applicazione medica. Poi i fiori di Bach hanno preso tutt'altro sviluppo come azione sullo stato di salute, come risorsa di empowerment della salute intrinseca dentro di noi, di connessione con il nostro sé superiore, come dicevo, noi li approcciamo in questo senso, quindi in senso non medico, ma in senso di disciplina bionaturale. Ciò detto, ringrazio Antonello per aver sottolineato un aspetto così importante che è quello dell'applicazione locale. E anche qui in realtà lo stesso dottor Bach nel corso della sua esistenza, lui stesso ha utilizzato anche questo metodo in alcuni casi di utilizzo locale. Altre professioni che possono beneficiare dei fiori di Bach, sicuramente quella del naturopata che voglia approfondire questo aspetto in particolare di tutto il suo sapere generale che ha, ma mi viene a mente anche il kinesiologo, avendo conseguito anche il diploma in kinesiologia sistematica. Il kinesiologo testa tutto tramite il test muscolare, compresi i fiori di Bach, però perché è interessante per lui? Perché se lui conosce i fiori di Bach, i risultati dei test gli danno informazioni su quello che è lo stato d'animo del suo cliente, su quelli che possono essere altri approcci utili al cliente in questo senso. Tutti gli operatori in qualche forma di relazione d'aiuto, pensiamo dagli ASA, infermieri, a varie professioni che vogliono curare anche un aspetto empatico con il loro cliente, non limitarsi a una cura meccanicistica,
sicuramente possono trarre beneficio dai fiori di Bach. Io ovviamente partendo dalla medicina, io come Bach iniziavo a creare della medicina, io ho conosciuto fiori di Bach anche lavorando ancora come medico e soprattutto quei medici che possono usare nei diversi ambiti, soprattutto quelli che lavorano con particolari tipi di persone, i pazienti. Io sono stata fortunata perché mia pratica di medicina in Ucraina è stata quasi completamente con incinte. Fortunata in quel senso che quando sono arrivata al posto di lavoro ho capito che il 90% di quello che io ho studiato è difficile da applicare per loro. Invece Fiori di Bach era un metodo che andava molto bene. Ovviamente quando noi lavoriamo con salute e tutti, anche operatori sanitari che guardano in quel contesto lavorare non sono con il corpo, possono usare nella loro pratica e noi abbiamo tantissime feedback sia da medici sia da ostetriche, perché testa non si stacca dal corpo e stato emotivo, stato fisico sempre influenzerà quello come si sta il nostro corpo, proprio base di quello che parlava Edward Bach, soprattutto quando gli scriveva nei suoi libri come lui immaginava medicina del futuro. Però, cioè, allora, vediamo che in ambito di operatori sanitari può essere usato da psicologi che viene anche della logica, eh? Lavoriamo con emozioni, poi in Italia psicologi già sono operatori sanitari pure loro. Comunque anche qui lavorando con stati d'anima e aiutando le persone a superare le loro prove, superare le condizioni, ma anche migliorare la loro salute. Per esempio, quello che trovavo io nella mia pratica già con fiorioterapia, che tante volte migliorava salute così che persona doveva rivolgersi più spesso al suo medico curante, mostrandosi che inizia a sentirsi meglio, ovviamente per anche controllare il stato vero e sempre rimanere sotto il controllo di medico. Poi nell'ambito quello che possiamo parlare anche di diversi tipi di coach sia nella crescita personale, sia negli stati emotivi, sia nel raggiungimento di qualche obiettivo, sia nel coach sportivi, che sempre parliamo di raggiungimenti e obiettivi. Anche in questa situazione possiamo parlare che persona conoscendo il mondo di Fiori di Bach può vedere con quale difficoltà si trova il suo cliente e consigliare aiuto nel superamento di queste difficoltà, che riceverà risultati molto più veloci e molto più profondi. Il cliente, ovviamente, il coach riceve il feedback più positivo, con risultati più stabili. Quello che già parlavo di. Vabbè, mi torno sempre delle ostetriche perché proprio quell'ambito che è molto profondo, doule, anche le persone accompagnatrici, donne che accompagnano le incinte nel loro percorso di sviluppo del bambino dentro e anche nel parto, nelle maniere scelte, anche queste, conoscendo i fiori di Bach, li possono usare sia consigliare a persona a prendere, sia anche nel loro massaggio, spiegando a persona cosa e perché usa. Ovviamente quando parlavo di coach sportivi si può anche parlare di quelli che lavorano, già iniziavo a parlare un po' Sergio, lavorano con yoga, lavorano con riabilitazione dopo diverse situazioni, lavorano con fisico, sempre lì noi vediamo sia particolarità fisiche a quale si può vedere come persona vive queste sue condizioni fisiche, sia qualche blocco emotivo, quelli che dovrebbe superare per far andare riabilitazione o esercitazione meglio. Possiamo parlare anche di lavoro nell'ambito pedagogico, perché se persona lavora come insegnante o istruttore di qualsiasi ambito e vede particolarità, ovviamente se noi parliamo riguardo istruzioni di bambini, qua è molto importante parlare anche con genitori di
questi consigli prima di tutto, ma se parliamo di insegnamento ad adulti, anche vedendo qualche difficoltà quando persone hanno difficoltà di imparare qualcosa o di raggiungere sempre certi obiettivi nel studio, anche qui un bravo pedagogo, un bravo insegnante potrebbe anche consigliare quello che potrebbe essere utile per raggiungere lo stesso obiettivo. Ovviamente ogni specialista, di esperta, trova il proprio ambito, tante volte anche fiori particolari che si vede molto più spesso nel suo esercitazione. Quello che diceva Sergio all'inizio, persona che noi curiamo più di tutto è noi stessi. Si potrà anche notare che propria crescita personale, propria esercitazione professionale miglioreranno con stessi fiori che si consiglia ai propri clienti, studenti, pazienti, e altri utenti. E quell'ultimo che volevo dire, anche un bravo boss, come si dice in italiano, capo. Psst. Leader. Sì, anche quelli che gestiscono il personale per Sì. creare anche Gruppo. una buona condizione nel collettivo. Se noi parliamo soprattutto dei collettivi molto stretti, piccoli, anche questo, vedendo problematiche nella persona di raggiungimento di obiettivi di lavoro, problematiche nel stato di come si chiama questa quando si crea Realizzazione del sé e del no, gruppo. realizzazione no, ma quei giochi che fate insieme con i manager, team building, ecco, nel team building si può essere consigliato anche fiori di Bach per migliorare atmosfera nel collettivo o raggiungimento di obiettivi personali e del gruppo lavorativo. Caspita, mi state facendo vedere cioè un panorama a 360 gradi, e come tale mi sembra anche che ancora di più sia necessario un corso. Qualche feedback abbiamo già avuto di persone che ritenevano eccessivo un corso prolungato di 100 ore, come d'altra parte previsto, ma i corsi così sul prendi questo per questo, prendi questo per questo, non arrivano da nessuna parte. Ed è molto affascinante quello che stai dicendo. Per favore, vediamo un po' chi è che è. Alfonso, eccolo qua, sentina, perfetto. E quindi io so che parlando un po' di questo a spizzichi con voi, nei momenti che ci riusciamo a incrociare, eccetera, però ecco, mi avevate detto che comunque c'è una caratteristica, c'è un sogno in questo corso, cioè di impostare proprio un qualcosa che abbia un continuum, che non siano solo delle ricette, o sbaglio? È corretto, Stefano, cioè quello che noi ci proponiamo intanto, e questo è un impegno che prendiamo verso noi stessi, è quello di applicare i tre principi della Fondazione Bach, ma che erano i principi che lo stesso dottor Bach applicava nella sua pratica, che sono quelli della semplicità, della umiltà e della compassione. Semplicità vuol dire cercare di comunicare le cose in modo semplice. E spesso questo viene frainteso con semplicistico, che è un'altra cosa invece. Comunicare le cose in modo semplice vuol dire farle passare a mediazione corporea diretta, prendo a prestito da Antonello questo termine. E questo noi ci proponiamo di farlo anche con delle pratiche meditative, in cui ci immergeremo nella conoscenza del fiore, quindi non una semplice conoscenza mediata dall'intelletto, e tante pratiche di role playing, cioè di giochi di ruolo, in cui quel gioco di ruolo è fino a un certo punto, perché ogni partecipante mostrerà se stesso, e quindi andremo a scegliere i fiori per chi ci farà da utente in quel momento, ma anche per noi stessi. Ricordo sempre questo aspetto, perché l'utente metterà in luce quelle che sono le nostre ombre sulle quali dobbiamo lavorare.
sì. Un altro aspetto interessante è che avendo tutti noi tre, Antonello, scusa, Alexandra e io, questo approccio multidisciplinare, sostanzialmente siamo dei wild dude, per chi conosce i fiori di Bach, cioè quelli che prendono mille strade nella vita, o Scleranza. scleranti, perché non si sanno decidere. Ma in realtà c'è un potenziale anche in questo fiore, che è quello proprio di integrare varie discipline. E siccome spesso quello che Bach ha lasciato come descrizione dei fiori è abbastanza semplice, però anche abbastanza limitato, lascia spazio a interpretazioni, bene, il fatto di aver potuto usufruire di altre discipline, aver incontrato alcuni caratteri di questi fiori di Bach, ci ha permesso di comprenderli meglio, quindi ci prefiggiamo anche l'obiettivo di condividere queste nostre esperienze. Un altro aspetto interessante sarà quello delle segnature, di cui magari ci parli tu. Al corso. No, Ecco. sì. Le signature, quella che a parte già iniziava a descrivere Edward Bach, ma è stato poi molto studiato sia da Julian Barnard, sia da Irene Valeriani, che ovviamente parleremo anche di libri, quelli che ha scritto sull'argomento. Di cosa parlano segnature? Che la pianta dal proprio inizio, dal crescita del seme, ha proprio il passaggio al prossimo turno di creare il fiore, il frutto, il seme, sta superando certe sfide nella propria vita. E quello che è interessante è che nelle studie biologiche sia stato molto evidente che relazioni che ha ogni pianta di fiori di Bach, di quale che parliamo, c'è cioè proprio relazioni con acqua, con aria, con terra dove cresce. E quando noi vediamo in quella maniera di costruzione di questa pianta, in quale si impollina, in quale dà i frutti e i semi, corrisponde moltissimo a quello che noi usiamo poi, essenza di questo fiore, per certi tracce di carattere, momenti emotivi e momenti mentali dal punto di vista di fioriterapia. E questo aiuta moltissimo a capire. Prima di tutto che noi siamo tutti uniti e agiamo per unità, che nonostante che viviamo proprio da regni diversi, sì, regno di animali e umani e regno di piante, nell'altra maniera aiuta molto approfondire relazioni con archetipi floreali e capire, non solo ricordare, non solo memorizzare come sono, ma proprio dalla pianta ricordare molto profondamente di quale stati di anima parliamo. Per fare un esempio pratico, in Patins, che gli esperti qui presenti conoscono bene, è la pianta per coloro che, come dice il nome, sono impazienti, accelerati, nervosi, che non sopportano i ritmi altrui, che reputano troppo lenti. La pianta di Patins ha questa gestualità di crescita molto rapida, una struttura fogliare molto sistematica, in modo che le foglie che crescono più in alto non tolgono luce a quelle che crescono più in basso e quindi prende rapidamente terreno al punto da essere scambiata per un infestante a volte. E poi a questi bacelli che appena vengono sfiorati, le portano il nome di non mi toccare, esplodono e lanciano i semi ad altissima velocità, cosa che ci divertivamo a fare tra l'altro la scorsa estate in Alto Adige, dove in Patis cresce rigoglioso, e lancia i semi a grossa distanza e a velocità molto rapida, quindi il gesto della pianta rappresenta in qualche modo già il biotipo che gli corrisponde. Interessante, molto, molto, veramente. A parte che ci sono tante bellissime cose che vorrei smettere e tornare solo a studiare, smettere di dover fare delle cose e tornare solo a studiare. C'era quello che diceva, fermate tutto, voglio tornare bambino, no? Cioè, voglio tornare studente in tutto, trovare il tempo. Bene, direi che abbiamo visto i contesti, abbiamo visto come funziona la scoperta degli aspetti della natura e vediamo un attimino di chiederei a
ad Antonello, proprio in quanto lui già presidente del Comitato Tecnico Scientifico, come fautore e quasi potremmo dire fondatore, no? Di un costrutto di tutela degli operatori e anche dei loro clienti, di illustrarci che cosa vuol dire fare un corso professionalizzante, cioè il fatto che c'è questo corso, qualcuno ha già chiesto quando e di quante ore è, no? Ma perché è fatto con quelle ore, con quella tipologia e quali sono le conseguenze di fare un corso così? Non sarebbe meglio fare un corso di 2 giorni sulle emozioni, poi 3 giorni col massaggio, ci dite quattro fiori in croce e andiamo avanti? Guarda Stefano, mi vorrei prendere il merito di aver organizzato questo settore. Ho fatto la mia parte, ma insieme a tante altre persone, perché per fortuna è un settore virtuoso, proprio perché non esistono delle regole imposte dallo Stato sulla formazione. Le regole se le sono date i buoni professionisti e i buoni insegnanti. Sono 40 anni che lavoriamo da questo punto di vista e la cosa è servita perché ci ha portato ad avere, a parte una legge nazionale che garantisce tutti gli operatori di tutte quante le professioni non ordinistiche, chiaramente sappiamo quali sono le ordinistiche, tutte le altre prima non avevano una legge che normava l'attuazione della professione, adesso per fortuna c'è la 4/2013 ed è una legge che ci consente di dire tu che cosa fai? Io sono un operatore dei fiori di Bach. E che cos'è? È una professione. E chi mi dice che è una professione? La legge 4/2013 garantisce che questa possa essere una libera professione in quanto io sto nel mio campo, agisco con coscienza, garantisco il mio cliente e nessuno mi potrà vietare di farla. Al di là di questo, che è un concetto tutelante, importante, ma generico, ci siamo dati da fare anche dal punto di vista specifico, perché, come dicevi, esistono dei corsi che si possono trovare in cui in mezza giornata ti fanno diventare il dio della materia e potresti essere lì a fare qualsiasi tipo di operazione. Bisogna vedere poi i risultati. È vero che il mercato seleziona e già questo potrebbe bastare. Ma quanta serietà perdiamo agli occhi degli utenti, agli occhi dei clienti se ci prepariamo male, se ci muoviamo male? Quindi questo è stato un lavoro che quando sono state create le leggi regionali del settore discipline bionaturali, ecco, io sono stato presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia, che è una legge che è la 2/2005, che del 2005 è stata creata dopo anni di ricerca e dopo anni di proposta. Queste leggi vanno a tutelare chi? Il consumatore soprattutto, perché cosa chiede la regione? Cosa dice la regione? Benissimo, puoi prepararti anche in 5 minuti, ma io non ti consiglierò come operatore. Chi vado a consigliare? Vado a consigliare chi si è formato secondo uno standard valido, virtuoso. E chi decide qual è lo standard virtuoso? Le grosse scuole, i grossi istituti di formazione formali e non formali. IFROM è sia uno che l'altro, sia formale che non formale, e la regione controlla che siano, perdonatemi, la regione controlla che siano istituti virtuosi, che si comportano bene, che seguono determinate regole, prima di accettarlo nei propri registri di istituti di formazione. Una volta che si è entrati lì, si è stati invitati nella fase in cui si sono organizzate le prime discipline, ma ancora oggi ne stanno entrando. E quindi tutte le grosse scuole hanno detto, ma nello yoga, ma nello shiatsu, ma nei fiori di Bach, quale può essere, tutti noi insieme, quali riteniamo che sia una formazione minima al di sotto della quale non riteniamo che quell'operatore sia formato? Benissimo, 100 ore per questa materia. Quindi noi non è che stiamo inventando un orario o non stiamo inventando degli argomenti, stiamo applicando gli argomenti, stiamo applicando le ore che sono state concordate da tutte quante i grossi istituti di formazione e sono state accettate nel catalogo dell'offerta formativa in discipline bionaturali della Regione Lombardia. Perché è importante
il catalogo della Regione Lombardia, da qualsiasi regione tu possa venire a frequentare questo tipo di corso. Molto semplice, perché la Regione Lombardia è stata ed è al momento la regione che applica meglio la propria legge. Ce ne sono altre regioni, ma applica meglio la propria legge, legata alle discipline bionaturali, e ha voluto fare una cosa: creare dei registri che non sono sul sito di AIFROM o di un'altra qualsiasi scuola, sono sul sito della regione, nella quale possono entrare in questi registri esclusivamente gli operatori che possono garantire di aver seguito un certo iter, che è quello che noi proponiamo, o che altre scuole possono proporre, ma noi li proponiamo forti del fatto di essere istituto formale e non formale come formazione. Quindi nel momento in cui hai seguito quest'iter, potrai dire sul tuo biglietto da visita di essere non solo un operatore formato secondo determinati standard, ma di essere trovabile, essere riconoscibile nel registro degli operatori di qualità della materia, operatori fiori di Bach della Regione Lombardia. Attenzione, l'iscrizione nei registri è totalmente gratuita, non ha nessun tipo di costo, non dà nessun problema all'operatore, ma non sono benvenuti tutti, sono benvenuti soltanto coloro che si sono formati secondo questo standard formativo. Per questo noi parliamo di corsi professionalizzanti, perché questo limite, questo tipo di formazione è quello che, secondo tutte le scuole importanti, distingue l'hobbista dal professionista, colui che quantomeno ha creato una sua professionalità per iniziare, poi imparerà ancora, imparerà continuando a specializzarsi, imparerà nella pratica quotidiana, ma si è formato con il minimo indispensabile per poter dire: sì, mi metto a contatto con un cliente e so di far bene, di non sbagliare, perché ho avuto il tempo e la passione per imparare. Wow, senza, cioè, mi hai lasciato proprio senza domande, cioè proprio sei stato assolutamente preciso, veramente ti ringrazio e io direi appunto che a questo punto siamo partiti da quella domanda iniziale che era il titolo, no? In operatore in fiori di Bach. Quindi abbiamo visto i contenuti e abbiamo visto il perché fatto il corso è fatto in un certo modo con una durata che è definita da dei programmi regionali, no? Dimmi se sbaglio, e Programmi infatti validati dalla qualcuno. regione, sì. Esatto, e qualcuno chiedeva appunto le ore, è un corso di 100 ore, vi ho segnalato i link dove potete trovare tutte le informazioni. Abbiamo registrato questa serata e la troverete poi sulla pagina dedicata al corso.